dico sempre, lo dico tutti gli anni, stamattina con alcuni amici di gruppo consigliare lì abbiamo girato questa città perché è luogo di storia. Io lo dico alle persone che sono qui, ma penso che sia importante che lo tramandino chi non c'è. Il 25 aprile per noi non è normale, non è una giornata qualunque. Il 25 aprile di Busto è una giornata molto importante, è storia. E la storia la vedete su tutte le strade che percorrete normalmente durante la vita quotidiana. Se andate verso l'autostrada c'è Rodolfo Gallazzi, se andate verso Viale Repubblica c'è Mauro Coppe, se andate verso Via Lodate c'è Maurizio Macciantelli, se andate al cimitero di Sacconago trovate Vittorio Minelli che è stato trucidato e tumulato. Ecco, questi sono, e non meno importante ma significativo, se andate sotto il campanile di Sant'Edoardo c'è una lapide che ricorda l'annuncio di Busto che è insolta, di la nazione che è insolita, perché da qui si dice la storia, noi prendiamo la paternità, sia stata Busto ad annunciare la liberazione in tutta. Ecco, io penso che sia questo importante e sono convinto che i giovani questo lo conoscono. Mi sono accorto invece che le nostre generazioni stanno dimenticando. Non so se perché vogliono dimenticare, ma cerchiamo di tramandare ai giovani, ma non con la forza sufficiente. Ecco, io oggi vorrei che invece la nostra generazione, le nostre generazioni, siano più incisive, perché i ragazzi stanno imparando attraverso le scuole, attraverso il prezioso lavoro che l'amministrazione comunale fa, in collaborazione con le scuole, questo pezzo di storia importante.